Salve a tutti Nova Gamer, benvenuti in questo nuovo video su FIFA 17 pronostici Serie A Team. In questo pronostico vedremo sfidarsi Juventus e Udinese a Torino allo Juventus Stadium. Saremo le divise io in casa e Giuseppe in trasferta, come sempre. Tutto è pronto, sarà una partita molto difficile anche perché il campo sarà piovoso e leggermente rovinato. Iniziamo subito. I soliti allenamenti in doppio molto divertenti. Benissimo, eccoci qui, sono le 9 meno un quarto, siamo allo Juventus Stadium a Torino. Si sfideranno due squadre molto forti, la Juventus e l'Udinese, che ha avuto una cattiva partenza, ma pensiamo si rifarà. Soprattutto in questa partita, che è molto difficile anche per le condizioni del campo. Come avevamo già detto, vedete, l'Udinese non è partita così bene, 16esimi, mentre la Juventus è capolista e può approfittare anche dello svantaggio che avrà il Napoli nel corso di questa giornata, o almeno si spera che avrà uno svantaggio per la mancanza del giocatore più forte, ovvero Milik, che si è infortunato al crociato nella partita con la sua Polonia in nazionale, ovviamente. Prontissimi per la partita, la Juventus, come vediamo, è la miglior difesa. Non perdiamo altro tempo, campo della Juventus, palla dell'Udinese, si inizia. Perfetto, ecco, cominciamo con l'azione d'attacco dell'Udinese, che inizia ad avanzare con Penaranda, Kums per Alfredson. Ancora Alfredson, attenzione Alfredson, il tiro! Buffon, Higuain, perché dirà, che dirà, sulla fascia, che dirà, che dirà. Avanza, che dirà. Si libera del giocatore, vede Higuain, lo serve il tiro di Higuain. Attaccante che qui ha sprecato una fuori di pochissimo, concludendo abbondantemente fuori. Ancora pallone per Khedira, si allontana il giocatore della Juve e perde il pallone. E attenzione qui all'azione d'attacco di Badu, che effettua un contropiede. Attenzione che lì non ci arriva il tiro. Gol, gol dell'Udinese. Gol dell'Udinese su tiro di, meno male che partivano sfavoriti, del numero 11. Questo gol conferma la loro supremazia nel gioco. Qui c'è un gol che fa tanto male, pesa tantissimo in questa partita, ma la partita è ancora lunga. C'è un inizio per Del Neri, questo fantastico gol. Ci aspettiamo di vedere altro, ovviamente, dalla nostra Juventus. Dybala, vede Higuain, non lo serve però. Serve Alves. Alves, vede Higuain. Stavolta sì, lo serve, ma il cross era troppo corto e non arriva. Bomber bianconero. E quindi pallone per Zapata, che effettua un altro contropiede. Attenzione a questi contropiedi, ma perde di nuovo il pallone grazie a Leo Bogni. E qui fallo laterale per l'Udinese. Poi Alves recupera. Attenzione, vuole provare l'azione d'attacco. Vede Dybala. Si avvicina all'area. Alves vede Dybala e il pallone va fuori per rimpallo di Penaranda. Parte Alves per Dybala, il tiro di testa di Dybala. Palo? Ho visto un palo, sì. Ha preso il palo, rivediamo. Tiro di testa di Dybala, che può prendere soltanto il palo. Palo esterno, tra l'altro. Attenzione a Kums. C'è spazio per andare. Mantengono il possesso del pallone per Penaranda. Penaranda, il tiro! Buffon aveva lasciato la porta libera, ma allo stesso tempo ha fatto una paratona. Palla che finisce oltre la linea dell'out. Se ne ha Badu, il tiro di Badu viene indebolito dall'azione del difensore. Che dirà? Attenzione che dirà, vede Dybala, lo serve Dybala, 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 il tiro di Dybala. E poi qui perdiamo palla stupidamente, buttandola anche fuori. Mi sa che è rinvio. Ah no, no, angolo. Però quando ha battuto ho visto un rimpallo, vabbè. Parte stavolta Dybala per Bonucci, il tiro di Bonucci. Gol, gol Bonucci, gol Bonucci. Che gol! Leonardo Bonucci, qui tiro di testa che spiazza completamente il portiere. Difesa dell'Udinese non preparata su questo tiro di Bonucci, che però ha lasciato stupiti tutti, molto bello. E abbraccia il suo compagno difensore Chiellini.
e arriva a questa possibilità di pareggio alla Juve. Widmer perde il controllo del pallone, ma lo recupera Gums. Allora ancora Widmer. Il cross per Peñaranda. Il tiro di testa, Buffon. Dybala vede che Dira lo serve. Che Dira non riesce a superare il difensore. Attenzione qui, Peñaranda. Peñaranda, solo Peñaranda, il tiro. Gol. Gol dell'Udinese. Che gol, incredibile. Incredibile gol dell'Udinese. Tra l'altro mi sa confermato dalla goal line technology, quanto vedo. Spettacolare con il pallone. Anzi, vorrei un attimo rivederlo. Dopo aver baciato la parte bassa della traversa. Bravo e fortunato. Vediamo un po', sì, sì, dentro. Incredibile per il portiere. È dentro, è dentro. Quindi qui gol fantasma, che però c'è. Si ricomincia con la Juve in vantaggio. Lo conferma anche la goal line technology, che però non possiamo vedere. Qualche anno fa si sarebbe chiamato gol fantasma, oggi abbiamo la tecnologia. Ci saranno 3 minuti di recupero, Pier. Attenzione Alves. Juventus che ora non vuole rimanere sotto. Alves, Alves, Alves. Alves vuole il cross, Alves. Lo tenta, ma la dà al portiere. Carnetis. Per Kings. Per Kums, scusate. Zapata. De Paul. De Paul. Perde palla. Pallone fuori, allora fallo laterale per la Juve, che non deve perdere altro tempo. Deve cercare azioni d'attacco per non finire il primo tempo in svantaggio. Non è facile trovare spazi, ci provano. Attenzione, ci prova con Dani Alves. Dani Alves, Dani Alves, Dani Alves. Viene fermato con una buona azione difensiva da parte dell'Udinese. E qui finisce il primo tempo. Primo tempo che si chiude con un 2-1 per l'Udinese. Partita un po' strana, l'Udinese che veramente riesce a recuperare così. Juventus che sta giocando molto male, anche magari per gli impegni nazionali che avranno reso molta fatica ai giocatori. Doppietta di Peñaranda. Vediamo un po' le statistiche a fine primo tempo. Attenzione, inizio secondo tempo con una mossa molto particolare di Allegri, che mette Mario Lemina a sinistra e sposta Pjanic centrale per sostituire Hernanes con appunto il centrocampista Lemina. E Teró che entra al posto di Zapata, che si è visto poco nel primo. Ok, parte la Juve con Higuain. Higuain vede Dybala, lo serve. Higuain, Dybala, il tiro di Dybala fuori. La respinta dal difensore. Juventus molto reazionale. Sul corpo del difensore si ripartirà con qui Dybala che un po' deluso anche dal tocco. Dybala, ancora il tiro di testa. Parata di Carnesis per Teran, ma trova Kedira, il tiro di Kedira. Parata di Carnesis. Dybala, ancora Dybala, fuori. Non ci posso credere, Stefano, ha sbagliato anche questa. Barzagli perde il pallone, lo recupera l'Udinese, tenta un contropiede. Attenzione Alfredson. Alfredson sulla fascia. Non lo ferma Alexandro, ma lo ferma Bartali, che la dà subito a Higuain, che prova un contropiede. Vede Dybala, lo serve Dybala. Attenzione a Dybala, vede Higuain. E forse qui è stato troppo, come dire, voluto troppo gioco di squadra. Poteva tentare l'azione individuale, ma non ha voluto rischiare. E quindi calcio d'angolo per la Juventus. Lo batte Alves per Bonucci. Ancora il tiro di testa di Bonucci. Gol, gol. Secondo gol di Bonucci. Secondo gol di Bonucci. Con tanto di trofeo guadagnato. Qui possiamo apprezzare. Incredibile Bonucci. Rivediamo qua il tiro di testa molto bello, schiacciando il pallone. E qui doppietta di Bonucci, incredibile. Il difensore che fa doppietta. Mostruoso gol, veramente. Lascia spiazzato il povero portiere dell'Udinese e il povero giocatore che stava difendendo sul palo sinistro. Grande giornata per Leo Bonni. Veramente partitone oggi. Attenzione Alexandro per Pjanic. Il tiro di Pjanic, strettissimo sul palo sinistro. Sarà calcio in angolo per la Juve. Ma il portiere dell'Udinese ce l'ha fatta a pararlo. Tra l'altro un rimpallo che ha reso questo tiro molto più pericoloso. Diversione del pipito. Dybala parte per Chiellini. Bonucci. No, per Bonucci ancora. E quindi ancora fallo laterale. Parte di nuovo Dybala per Chiellini. Stavolta sì.
Poi Lemina, attenzione, Barzagli tenta il tiro. Oggi giocano soltanto la difesa. Che tiro! Parata di Karnezis, che non vuole far andare in vantaggio la Juventus. Quindi vediamo il tiro di Chiellini, molto bello, ma facilmente parabile. Parte ancora una volta Dybala per... non ho visto chi. E qui attenzione l'Udinese, che potrebbe tentare un contropiede con Terò. Terò, attenzione, Terò tenta il contropiede. Vede il giocatore sotto, non gliela passa. Ora lo vede, Peñaranda, attenzione. Va fermato subito, attenzione. Viene fermato. Poi Dybala, che dira. Vede Dybala, lo serve. Dybala, Dybala solo. Dybala solo davanti. Ma non c'è nessuno al centro. E allora prova un cross, ma ancora angolo. Parte Dani Alves per Chiellini. Non ce la fa. Ma attenzione Khedira dietro. Attenzione Khedira, il tiro. Di poco fuori. Di poco fuori dalla porta. Rivediamo il tiro di Khedira, molto potente. Peccato di precisione però, perché ha voluto imprimere più potenza e meno precisione. E attenzione qui, addirittura c'è una possibilità di contropiede, ma viene fermato subito da Chiellini. Poi Dybala, ancora Chiellini. Attenzione all'Udinese, potrebbe crossare, ce la fa, ma viene fermato ancora una volta da Chiellini, mi sa. Era Chiellini? Non lo so. Per Kums, fallo laterale battuto. Kums, il cross fuori e sarà angolo per l'Udinese. Forse il secondo o terzo angolo. Parte De Paul per Alfredson. Il tiro di testa di Alfredson, che è stato molto rischioso. Attenzione, i tifosi si alzano ad applaudire perché si sta riscaldando Marchisio e potrebbe entrare. Attenzione anche. Cosa ha appena fatto l'Udinese? Cosa ha appena fatto l'Udinese? Guardiamo qui il cross e la mezza girata, che però va a concludersi alla sinistra di Buffon. Mamma mia. Ma attenzione qui, alziamoci tutti perché sta per tornare per la Juventus Claudio Marchisio. E ci saranno anche due cambi dell'Udinese, che finalmente sostituisce il povero giocatore infortunato Kums. Palla per Alves. Ma ricordiamo che non è al massimo della forma. Ancora Terò. Alexandro lo ferma. La dà Marchisio. Marchisio perde il secondo pallone e viene addirittura calciato. E qui c'è giallo per Terò. È arrivato il cartellino giallo. Il primo cartellino giallo di una partita che sembra molto leggera, ma si sta dimostrando parecchio pesante. Ma non dal punto di vista dei cartellini. Una bella partita, insomma. Batte Chiellini il fallo per Higuain, ma non lo trova. Allora riprende il pallone Bonucci, che la passa a Lemina, scusate. Che la dà ad Alexandro. Attenzione, Alexandro. Alexandro vuole tentare il cross. Alexandro ce la fa a tentare il cross, ma brutto cross, nessun problema per la difesa. Attenzione sulla fascia. Occhio, cerca l'area di rigore. Non riescono a fermarlo. In area di rigore, rigore. Rigore per l'Udinese. Incredibile, sarà calcio di rigore. Rigore per l'Udinese e per farlo di Bonucci, che rovina così rigore, una partita stupenda. Anche il cartellino giallo. Calcio anche questo per Luigi. Si sbaglia. Quindi sarà rigore per l'Udinese, che lo batterà ora. E ora siamo tutti soltanto nelle mani di Gigi Buffon. Parte Terò. Parata di Buffon con i piedi. Attenzione, che parata. È qui il giocatore dell'Udinese che sbaglia. Grande prestazione di Gigi. Vediamo Giuseppe Nonzo, PG, che scappa per la vergogna. Attenzione, ancora palla dell'Udinese. Bisogna bloccargli queste ultime azioni. Non si riesce a dare la palla a Higuain. E allora ci pensa Marchisio, ma non riprende il controllo del pallone. Come vediamo, Marchisio è ancora un po' preso dall'infortunio. Ma Alexandro. Alexandro vede Higuain, lo serve, ma è più lento, mi sa. Sì, infatti, quello sì. E l'attenzione all'azione d'attacco dell'Udinese, che riparte con Peñaranda. Viene fermato. Quindi ancora Khedira per Dybala. Dybala prova a inserire Higuain. Ce la fa Higuain. Il tiro di Higuain. 3-2 della Juventus. Allo scadere dei 90 minuti, Higuain ci regala questo magico gol.
con inserimento di Dybala, veramente bellissimo. E quindi Juventus 3, Udinese 2, e ora bisogna difendere tantissimo questo risultato e portare a casa i 3 punti che garantirebbero il rimanere capolista. E allora qui ripartenza di Lodi, attenzione, ultimo minuto da brivido, Buffon la para, la blocca e la dà a Higuain, ma non c'è tempo da perdere, l'arbitro dà il triplice fischio, finisce così la partita, Juventus che batte l'Udinese con un gol magico e con doppietta di Bonucci 3-2. Che ha rischiato di rovinare tutto, fra l'altro, al 90esimo, quando proprio lì ha regalato un'occasione che l'Udinese ha però sprecato. Udinese che si è vista sicuramente più lucida e questo potrebbe garantire una permanenza nel campionato italiano per questa stagione. Qui vediamo che i tiri sono 16 per la Juventus e 13 per l'Udinese, possesso palla addirittura di più dell'Udinese, quindi Udinese che non ha giocato così male, tiri in porta ovviamente ne ha fatti di più la Juventus, soprattutto mi sa negli ultimi minuti che ha spinto tantissimo, contrasti ha vinto la Juventus e vabbè, queste sono le statistiche, questo è il pronostico per la partita di sabato. Ci aspettiamo ovviamente una partita molto diversa, più schiacciante magari da parte della Juve, ma comunque così emozionante, sarebbe bellissima. Per questo video è tutto, commentate e iscrivetevi, guardatevi anche gli altri pronostici che non sono nemmeno tanto male. Ciao a tutti da Nova Gamer.